Bentornati amici di Recensione HD, qua è Tony e siamo finalmente tornati attivi su questo canale che mancava da tantissimo tempo, anche un paio d'anni forse. E quindi adesso riprenderemo a fare un po' di recensioni, mi raccomando iscrivetevi, se avete alcune domande ovviamente fatele nei commenti. E quindi partiamo oggi con un video di aggiornamento, perché avevo già fatto un altro video sulla Vodafone Station 1. Questo è il video della Vodafone Station 2 che vi arriva a casa nel momento in cui sottoscrivete un nuovo contratto con Vodafone, oppure fate il passaggio, come nel mio caso, da Vodafone ADSL a Vodafone Fibra. Quindi andiamo prima di tutto a vedere le differenze sia a livello di materiali che a livello di design rispetto alla Vodafone Station 1. Come vedete è sparito il display. Qui c'era un display nella Vodafone Station 1, potete trovare il link sul mio canale alla Vodafone Station 1, appunto, se siete curiosi di vedere com'era la prima edizione della Vodafone Station. Questa Vodafone Station che a livello di design credo sia stata premiata, come c'è scritto sullo scatolo quando vi arriva, ed effettivamente hanno fatto un grandissimo lavoro a livello di design, perché design molto pulito, molto più sottile rispetto a quella precedente, molto più leggera ovviamente. È stato rimosso quindi il display per quanto riguarda la gestione di varie funzioni, e questa cosa un po' mi dispiace, devo dire la verità. Perché? Perché era utile per vedere le chiamate ricevute, per vedere altre cose. Si può fare tramite app, tramite ovviamente il cordless se avete abilitato la ricezione del numero, ma ormai è praticamente per tutti. Quindi è stato rimosso il display come grande differenza, però come vedete adesso è spento. Se io passo sopra la mano senza toccarlo, riconosce assolutamente il passaggio della mia mano e mi dice appunto qual è lo stato di internet. Se lampeggia vuol dire, se il wifi lampeggia vuol dire che sta trovando una connessione, oppure riceve una connessione ma non è connesso a nessun dispositivo. Se sono rossi questi due vuol dire che c'è un problema sulla linea del telefono oppure su internet. Può essere una piccola disfunzione magari di pochi minuti, oppure un problema serio. Diciamo il design molto contento, molto più leggero, molto più diciamo piazzabile ovunque questa Vodafone Station, senza bisogno di grandissimi spazi, grandissime superfici. Novità sul fondo, questa cosa mi piace molto ma molto di più rispetto al precedente, perché c'era un display con una linea, un LED rosso qui, che dava fastidio di notte, raga, perché se voi andavate appunto a spegnere tutte le luci quando eravate a letto, magari nella stanza di fianco vedevate comunque una luce rossa, che a molti sembrerà una fesseria, ma comunque può dar fastidio come lo dava a me. Messa qui sotto invece dà molto meno fastidio, mettendo appunto qualcosa che smorzi anche sotto. L'attivazione del servizio, se passate da ADSL, per quanto riguarda la mia esperienza, a fibra dovrebbe arrivare entro un paio di settimane circa, 10-15 giorni almeno. Quindi non collegate prima la Vodafone Station, perché potrebbero magari esserci anche problemi, di solito no, ma non collegatela, tanto non serve a nulla, non si può utilizzare. Quindi non collegatela prima di aver ricevuto il messaggio tramite SMS solitamente. Una volta arrivato il messaggio potete collegare l'alimentatore, che si collega, come vedete qui dietro c'è l'alimentatore, si accende con il tasto on off. Purtroppo non ve la faccio vedere da troppo vicino, raga, perché appunto andrei a strappare tutti i fili e non voglio rischiare. Comunque diciamo si attiva col on off, si collega ovviamente all'alimentatore, alla presa elettrica. Quindi poi scegliete se volete utilizzarla con cavo Ethernet. Andrete a collegare il cavo Ethernet in una di queste quattro porte, quindi tantissime opzioni per quanto riguarda il collegamento di vari dispositivi. Cavo Ethernet giallo in dota con linguetta gialla, come vedete qui ci sono le linguette, questa è rossa, poi c'è quella gialla ovviamente per il cavo Ethernet. Appunto andate a collegare qui e l'altro cavo lo andate a collegare al PC, altrimenti andate a collegare qui il cavo del telefono, quindi dal cordless o dal telefono fisso collegate direttamente qui e non alla presa del telefono, mentre qui andiamo a collegare il cavo che va dalla presa del telefono, quindi quella vicino al muro, direttamente qui appunto alla Vodafone Station. Molto importante durante l'attivazione della Vodafone Station è appunto seguire l'andamento di questo LED, che lampeggia fino a quando la procedura non è completa. Come vedete adesso è fissa la luce, quindi è stata completata e in funzione. Può essere utilizzata la connessione internet, può funzionare il telefono, può funzionare tutto quello per cui è predisposta la Vodafone Station. Quando lo andate ad installare invece, l'accendete per la prima volta, lampeggerà nei vari passaggi fino a quando non ci sarà il 100% del completamento dell'installazione. Per quanto riguarda la velocità, raga, io vi posso dire che va abbastanza bene. C'ho 30 mega in upload, quindi non in download, in upload, che è tantissimo, mentre per il download
spazia dai 10 ai 30, ai 50, dipende ovviamente anche dal sito dal quale scaricate, quindi dai server dai quali scaricate, se ci sono limiti eccetera eccetera, però può andare a 50, 60, dipende qual è la vostra offerta che andate a sottoscrivere, ma la Vodafone Station è predisposta appunto per andare credo fino a 100 mega. Se avete domande fatele qua sotto come al solito, mi raccomando iscrivetevi, presto tante altre nuove recensioni, e da Tony per Recensione HD ci vediamo al prossimo video.